Bella, l'hai ammazzato? Ma lui sta a capire dove sta, ci arriva. Benvenuto nell'Arte Graffa Lab. È da qui che prendono forma tutte le mie idee e oggi voglio farti vedere come l'ho realizzato. Da questo video pretendo 100.000 like. Vabbè, 10.000. 1.000. Senti, lascia un like qui sotto, commenta il video se hai dei consigli e iscriviti. Mi raccomando, attiva la campanellina. Dalla clip iniziale sicuramente avete visto come ho realizzato questo piccolo spazio, che è la base di partenza per il progetto vero. E quindi creare un sistema per la colatura della resina non soggetta alle intemperie e allo stesso tempo areato. La struttura verrà creata in legno, ma ora basta chiacchiere e andiamo a vedere sul tablet quello che ho intenzione di fare. Andiamo ora a disegnare sul tablet la parete dove appoggeremo il nostro bancone, che sarà distanziato dai muri laterali per non far entrare l'acqua quando piove. Comunque è like, non l'hai messo, t'ho visto, clicca qui sotto. Potresti pensare che l'opera che ti sto presentando sia del tutto abusiva, ma non lo è. In base a un nuovo decreto, questa struttura viene considerata come un arredo giardino ed è completamente smontabile, infatti non ci sono opere murarie. Seguiamo ora a misura i murali in legno da 7 cm. Allora andiamo ora a effettuare questi tagli per creare gli incastri dei murali. Possiamo aiutarci con una sega circolare e uno scalpello per rifinire. Posizioniamo l'asse portante dove appoggerà il bancone. Perla, insomma. È ora di verniciare il lavoro. Usiamo una vernice impregnante all'acqua ed il nostro fantastico pennello, Delicious. Mi piace lavorare in posizioni comode come questa. Mi raccomando, non fate come me, lavorate sempre in sicurezza con le giuste protezioni. Don't do this at home. Ciao lumachina, dove vai? Creata la struttura portante, andiamo a realizzare l'impianto elettrico, tutto rigorosamente a norma di legge. Usiamo un corrugato D-Flex da 25 in gomma, dato che dovrà stare a contatto con l'acqua della pioggia. Interrompiamo la linea portante con un sezionatore di corrente, così in caso di problemi possiamo separarlo dall'impianto di casa.
Verniciamo le scatole con una bomboletta color rame, dato che bianche erano veramente brutte, e il nostro impianto è pronto. Delicious. Primo terzo sotto acqua. Raga, c'è stato il panico. Acqua che scendeva. Alla fine ho risolto così. In totale sicurezza sono salito sul tetto, stando attento a non rompere la lastra di policarbonato, ed ho coperto il bordo con una guaina liquida, tanta guaina liquida. Pulire bene la superficie prima di applicarla. Rondaia installata e velette laterali. Ora non piove più. Perfect. Ok, ora passiamo a sistemare tutti gli attrezzi negli appositi scomparti creati a misura custom. Finalmente ci possiamo dedicare al supporto per la mia telecamera. Fantastico! Forse devo alzare un po' l'inquadratura della mia reflex. Ripetiamo il lavoro per il supporto del microfono. Ed ora il pezzo forte, ragazzi. Il clou del lavoro, la meraviglia di ingegneria, il cassetto per l'asciugatura dei miei quadri in resina. Sono molto orgoglioso di questo progetto, sublime. Andiamo ora a tirare fuori dallo stanzino il rotolo della tela per i miei quadri. Finalmente, con un semplice bastone per tende, sono riuscito a creare un sistema scorrevole, molto pratico.
alcune piccole rifiniture e il bancone è pronto. Finish! Se anche tu da tempo sogni un laboratorio pratico e funzionale per le tue creazioni, allora lascia un bel like e iscriviti al canale per vedere i miei progetti. Thanks!